Giornata mondiale dell'acqua, calendarizzato come sempre per il 22 marzo. L'acqua è un bene talmente prezioso da essere stata denominata l'oro blu. La Valle del Sarno ne è ricca. Alcune zone, per esempio lavorate, ce l'hanno ad appena un metro sotto il livello stradale, costringendo così per esempio gli agricoltori a trovare soluzioni tecniche per coltivare ortaggi a foglia larga come insalate e scarole. Ricerche moderne indicano però nel nostro territorio una perdita di acqua dalle tubature pari al 60% circa. È per questo che fa una riflessione ad ampio raggio il ricercatore del CNR Rocco De Prisco. Occorre, scrive De Prisco, uno studio idrogeologico per evidenziare eventuali fonti contaminate, presenti o potenziali. Urge regolamentare e mettere in ordine le attività di ricerca e captazione delle acque sotterranee. Abbiamo necessità, dice De Prisco, anche di un censimento di tutti i pozzi presenti, sono più di 5.000, per verificare se sono permeabili o impermeabili, perché le falde dei pozzi vanno messe in sicurezza per un'agricoltura di qualità. Negli anni futuri, spiega il ricercatore, l'acqua sarà una risorsa sempre più limitata per molte regioni e per forza di cose obbedirà alle leggi dell'economia di mercato. Stime recenti indicano che a partire dal 2020 l'acqua ha cominciato ad avere un giro d'affari che va a superare le centinaia di miliardi all'anno e questa tendenza sveglierà, questo è il grido d'allarme, gli appetiti dei privati verso una nuova fonte di guadagno. La difesa dell'acqua, dice De Prisco, non diventa solo una battaglia ideologica, ma assume un valore strategico per tutelare e riqualificare il sistema delle acque superficiali e profonde. Monitorare i nitrati di origine agricola, che sono la causa più diffusa dell'inquinamento delle acque con notevoli ripercussioni della salute umana, è un imperativo categorico. Le istituzioni debbono provvedere al monitoraggio dei fattori chimici e biologici che contribuiscono al notevole inquinamento delle nostre falde acquifere. Occorre copiare, secondo De Prisco, il modello americano che prevede l'analisi delle acque di 100 fattori che attentano alla nostra salute. L'auspicio è che il 22 marzo sia una giornata di riflessione seria, ma che si passi ai fatti, al di là dei proclami.